si diceva prima dei tanti cittadini che hanno accolto il premier Conte a Isernia con entusiasmo e partecipazione. L'avvocato di Volturara piace alla gente, soprattutto per la sua pacatezza e moderazione, ed in lui l'opinione pubblica affida le speranze per un futuro migliore. Ovviamente vediamo Conte cosa ci dice, un grande presidente, mi piaceva di più prima comunque. Quindi preferisce il Conte 1 al Conte 2? Certo, decisamente. Perché? Il governo giallo-verde era il migliore, giallo-rosso va giù. Se lo deve far piacere per forza. Sì, giustamente è così, alle elezioni non andiamo, non possiamo andare, aspettiamo tempi migliori. Lei crede in Conte? Sì, perché hanno salvato, diciamo, questo nuovo governo, ci hanno levato da una grossa crisi. Se andavamo alle elezioni anticipate, l'Italia non si può permettere di affrontare altre spese. E poi ha fatto una crisi da bambino. Salvini per me è un bambino, perché lui stava al governo. Perché se n'è andato? Perché non ha spiegato tutti i motivi in Parlamento perché se n'è andato? È un capriccioso, per me ha fatto i capricci, punto e basta. Io credo in solamente che voglio dire, però mandateli non, cioè, voglio solo dire da Molisano e De Sernini che questa regione non ha motivo di esistere, punto, perché siamo mal governati. Le piace come Presidente del Consiglio? Come Presidente, come tutto. Bravissimo. Se dovesse avere modo di incontrarlo, cosa dirà a Conte stamattina? Gli farei un mondo di auguri, se potrei, un mondo di auguri. Bravissimo, guarda, bravo. Grazie a lei. Diciamo che sembra una persona a posto, però tutto da vedere. Lei è qui per curiosità più che altro? E per fare qualche foto. Vediamo Conte, lo vogliamo vedere e vogliamo vedere che dice. Ma le piace come Presidente del Consiglio? Ma a dire la verità non è che mi piace molto, perché vorrei che anziché i soldi vanno in Alta Italia, vanno nel Torino, vanno a Torino, vanno a fare le super strade alte, e qui nel Molise non arriva mai niente. Più attenzione per il Mezzogiorno? Vorrei più attenzione nel piccolo Molise, perché il Molise è piccolo e l'hanno abbandonato. Ecco quello che la mia idea. Beh, questa mattina credo sia doveroso intervenire con la presenza noi, di tutti i cittadini di Isernia e delle organizzazioni sindacali di cui io faccio parte, della UIL Pensionato. Credo che questa visita del Presidente Conte sia una visita molto sentita a Isernia. Vediamo un poco quanta gente, spero proprio che intervenga tanta gente. Senta, un personaggio positivo per lei Conte? Credo proprio di sì, se non altro per la sua esperienza, per la sua cultura, per il suo modo di porsi ai cittadini italiani. Ne avevano bisogno di una persona così colta e con un linguaggio così bello che non esprime odio come è stato fatto in questi mesi scorsi.